Ed è bello, una preghiera, io dico, non è una preghiera distratta. Spesso nella mia preghiera è chiaro che si materializzano i volti delle persone. No, no, è una preghiera con la quale consegno al Signore storie vere, storie vive. La mia è la storia di quanti Egli mi fa incontrare e mi ha fatto incontrare. Ma questo compito della intercessione è un compito che grava su tutti quanti noi, noi battezzati. Dobbiamo sentirci, non dobbiamo pensare alla nostra, alla preghiera, alla mia preghiera. È la preghiera che parte da me, ma che per tanti. È la preghiera nella quale dobbiamo portare la storia, la vita, le necessità, le urgenze della Chiesa che ancora oggi è chiamata ad andare per portare l'annunzio del Vangelo a tutti i popoli. Riscopriamo questa dimensione della preghiera e avvertiremo una ricchezza nuova che ci farà gustare la preghiera, anzi ce la farà desiderare ancora di più, perché nella preghiera soli davanti al Signore, ma con noi portiamo i fratelli nella fede. L'esercizio della carità poi è il compito che tutta la Chiesa porta avanti, affidandolo in particolare ad alcuni che sono i diaconi chiamati al servizio della carità, al servizio dell'amore, al servizio e all'annunzio della parola. Ci accompagna oggi questa parola del Signore che ci impegna ad essere per gli altri intercessori presso Dio.